caruccia la mia maglietta, vero? È bellina? Ma lo sapete chi le vende queste magliette? Le vendiamo noi. Forse non lo vedete, ma in realtà qui, piccolissimo, c'è scritto Tessiland. È una delle tante magliette che rappresentano la creatività, lo stile, la moda, l'allegria, i filati. Questo mondo meraviglioso che è Tessiland, con queste pratiche t-shirt a maniche corte che potete trovare sul nostro sito. Io ad esempio oggi ho scelto questa perché adoro questo stile un po' anni 60, un po' vintage, quindi mi è piaciuta. Detto ciò, ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, quindi praticamente fate tutto voi. E quest'oggi analizzeremo 4 progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia nella settimana dal 10 al 16 maggio. Non perdiamoci in chiacchiere, ma tanto ormai siete abituate, e iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Sigla! Il primo progetto di quest'oggi è di una tifosa dell'Atalanta, vale a dire Maria Teresa Gritti, che vive a Bergamo, città che adora, ricca di cultura, di monumenti storici, e che ha definito essere una delle città più belle della Lombardia, e noi senz'altro le crediamo. Allora, ha realizzato questa borsa Salomon, che in tante avete riproposto, che è ovviamente la borsa che ha realizzato, l'ha fatto fare, vale a dire Maria Grazia, dottore, ed ha utilizzato, vediamo cosa. Ha utilizzato il cordino Swan, lavorato con uncinetto 4, un set borsaiuta e i manici Idenor. Allora, si è trovata davvero benissimo con lo Swan, ci ha detto che è molto scorrevole, che ha conosciuto, l'ha fatto tutto fare, che per lei è una grandissima persona, oltre anche che una grande stilista, adora i suoi progetti, e ovviamente poi tramite lei ha conosciuto noi, e ci ha detto che il fatto di poter anche solo sapere o comunque avere la possibilità di utilizzare gli stessi filati che utilizza anche l'ha fatto tutto fare, per lei è tanto, perché è garanzia comunque di qualità ma anche di sicurezza. Apprezza tantissimo il nostro sito, e questa per noi è una cosa molto importante, lo reputa davvero facile da consultare, le foto sono molto chiare, questo noi la ringraziamo senz'altro per avercelo comunicato, le facciamo i complimenti. Adesso vediamo il secondo progetto di oggi. Il secondo progetto di quest'oggi è di una mia omonima, vale a dire Valentina Silvestri, che ha utilizzato Liggy in tante varianti di colore, il tutto lavorato con un uncinetto 2,5. Valentina ha realizzato questo meraviglioso sonaglino che le è stato commissionato da sua cugina, che è in dolce attesa, e quindi Valentina ha deciso di realizzare insomma questa creazione proprio per questa bambina, e ha visto diciamo un po' di video, un po' di foto, però poi è andata tutta di fantasia, ha utilizzato Liggy come avete visto, ha mixato un po' di colori e voilà, ecco ciò che ne è uscito. Ci ha inviato anche un bel messaggio vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Mi chiamo Valentina e ho 30 anni, sono nata a Pescia in provincia di Pistoia, ma dal 2015 vivo in un paesino in montagna che si chiama Boveglio, in provincia di Lucca. Vivo con il mio quasi marito Riccardo e mio figlio Enea di quasi 2 anni. Ho iniziato a lavorare l'uncinetto a novembre del 2020 perché volevo creare un pupazzino proprio per Enea. Così ho iniziato a guardare video su internet e vari tutorial e ho iniziato a lavorare dalle cose più semplici, e poi mi sono appassionata e ho cominciato a fare un po' di tutto, da tra borse, maglie, pupazzetti, tutto. Mi piace sperimentare e fare sempre nuove creazioni. Con i filati della Tessiland mi trovo benissimo, infatti li utilizzo sempre perché si lavorano molto bene e danno anche un ottimo risultato, e ne ho avuto la prova perché appunto molte persone apprezzano il lavoro che faccio e questo dà veramente una grande soddisfazione. E ci crede, sì che è una bella soddisfazione, brava Valentina! Il terzo progetto di quest'oggi invece è di Pasqualina Vitucci, che ha realizzato questi meravigliosi cestini con, vediamo, Pasqualina ha utilizzato il Ternes e l'uncinetto numero 6. Ci ha inviato un messaggio vocale, ascoltiamolo insieme. Sono Pasqualina Vitucci di Afragola e vivo ad Afragola in provincia di Napoli. La mia passione per l'uncinetto è nata da piccola
praticamente ho imparato quando ero una bambina insieme a una mia zia che mi ha insegnato a lavorare, quindi la maglia bassa, la maglia alta, ma giusto facevamo, sapevo fare qualche centrino, qualcosa di molto semplice. Ho 54 anni e in questo periodo in cui abbiamo avuto tanto tempo a disposizione perché rimasti a casa per la pandemia, ho ripreso l'uncinetto in mano giusto per passare un po' di tempo, per capire se ancora mi ricordavo come si lavorava. Mi sono messa a cercare su internet e lì ho incontrato i video della Fata Tuttofare e lì ho capito che ci sono dei, si è aperto un mondo e ho cominciato a sperimentare pure i vari filati, perché poi sono entrata nel vostro sito, la Tessiland, e ho visto che ci sono, si è aperto un mondo meraviglioso dove ci sono delle cose da fare e da poter usare, e ho comprato questo filato, il Termes, usato con un uncinetto numero 6, e ho fatto dei cestini, quelli che ho messo, quello che vedete in foto, e mi sono resa conto che questo filato, proprio per cestini e per borse, per lavorare le borse, è molto comodo perché è bello grosso e quindi ti dà una buona resa, e poi è morbido e quindi si riesce a lavorare molto bene. Mi è venuto naturale poi realizzarli, mentre poi da quello ho preso tanti altri colori di questo filato e ho realizzato anche delle borse, borsette, dei centrini. Devo dire che ringrazio molto la Tessiland perché subito insomma è molto attenta a quelle che sono le necessità delle clienti, noi clienti, e poi veramente riesci a trovare tutto ciò che ti serve. Grazie mille e tanti tanti saluti. Grazie infinite Pasqualina per questo bel vocale, ahimè un po' lunghino e quindi abbiamo dovuto limarlo, però insomma ecco, abbiamo avuto modo di sentirti, di sapere quella che è la tua vita, di sapere che ti trovi bene con noi, e quindi che dire, complimenti. Adesso vediamo però la foto che ha ottenuto più mi piace. Il quarto progetto di oggi, vale a dire la foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana, è di Silvana, che lei in realtà ha come nomignolo su Facebook Silvi Genova, che ha realizzato questa bellissima borsa prendendo spunto dalla borsa Sunflower della Fata Tuttofare ed ha utilizzato l'aiuta in queste varianti di colore: blu notte, blu lime e fucsia, il tutto lavorato con uncinetto 3,5. Ci ha inviato anche lei un vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Silvana, ho 41 anni e sono di Genova, la mia splendida città stretta fra mari e monti. La mia passione per l'uncinetto nasce circa 20 anni fa, però purtroppo, non avendo nessuno che mi potesse insegnare, un bel giorno ho deciso di imparare da autodidatta. Mi sono comprato un uncinetto, un gomitolo di cotone, e piano piano, seguendo le riviste e video tutorial, i miei piccoli orrori si sono tramutati in qualcosa di bello. Per la borsa ho seguito il progetto della Fata Tuttofare, con la differenza che la mia è squadrata e ha una base interamente all'uncinetto. Come filato ho utilizzato la vostra aiuta nei colori del blu notte, due rocche, una rocca nel lime, una nel fucsia, una nel celeste e una nel blu. Ho utilizzato l'uncinetto del 3,5. Ho utilizzato una coppia di manici in bambù e due reti canvas per irrigidire. A dire il vero, i colori che ho scelto sono stati un po' un azzardo, però alla fine del lavoro sono rimasta pienamente soddisfatta. L'aiuta poi è un filato che si lavora davvero molto bene. Che dire, io ringrazio la Tessiland per aver apprezzato il mio lavoro e per l'ottima qualità a prezzo dei suoi prodotti, che per me sono diventati una droga, non riesco a farne più o meno. E ringrazio ancora tutti e mando un caro saluto. E la puntata di Tessiland Condivision finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per essere sempre a conoscenza di tutte le nostre rubriche, tutti i nostri prodotti, per avere tante nuove idee, per avere tanta allegria, via. Per conoscere ovviamente tutte le grandi novità, perché Tessiland non si ferma mai e in futuro di novità ce ne saranno tante, tante,
ma tante, di seguirci ovviamente su tutti gli altri social, quindi Facebook, la nostra pagina Maglie di Maglia, Instagram, Pinterest e TikTok, che riempiremo di foto, video, progetti, proprio come se non ci fosse un domani, di commentare qui sotto il video per qualsiasi cosa voi vogliate comunicarci o comunicarmi, di cliccare ovviamente un pollice in su se vi è piaciuto. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visto quest'oggi li potrete trovare nel box informazioni o sempre sulla i posta qui in alto, e io ovviamente vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!